cose. Lui, ci sei, Mirko? Pronto, pronto, buonasera a tutti quanti. Mi presento, sono Mirko, Mirko Cusinatti, animatore a 360 gradi, caro. Sì, buonasera. Buonasera, buonasera. Diciamoli gradi, perché se erano meno di 360, erano proprio tutti. Ci sono tutti i gradi. Tutti i gradi, 360. A che età hai iniziato ad animare a queste graduazioni? A 18 anni, caro, a 18 anni. Ho iniziato un po' prima con la danza, poi sono passato al teatro, alla musica e poi all'animazione. E ho visto le foto che hai inviato, ti ritraggono, se non sbaglio, vestito da pagliaccio, Babbo Natale, cosa c'era più? Ah, Babbo Natale, Befana, clown, insegnante di step al mare, insegnante di acqua gym, ballerino su un palcoscenico e diverse situazioni teatrali anche. Volevo farti una domanda particolare. Con piacere. Lavori anche nei villaggi turistici, presumo? Sì, lavoro anche nei villaggi e nei villaggi, oltre che essere animatore, sono anche organizzatore di eventi e formatore di animatori, quindi organizzo corsi. Ma hai fatto anche una stagione intera in un villaggio? Sì, ne ho fatte diverse, sono le esperienze più belle dove ti permettono di regalare sorrisi e riceverne mille in cambio di uno solo dei tuoi. A questo punto io ti devo fare un'altra domanda, questa più invadente, da uomo a uomo. Con piacere. È vero che l'animatore rimorchia in una maniera mostruosa? Ma guarda, io devo dirti la verità, devo un po' scendere su questa domanda. Io mi permetto di dire che l'animatore, essendo al centro dell'attenzione, le persone vengono attratte dalla tua eleganza, dalla tua positività. E nel mio caso posso dire che mi sono veramente tanto divertito. Ti sei difeso bene, mi fa piacere per te. Se ti serve un animatore, fammi sapere, può darsi che decida di cambiare attività. Visto con che... immenso piacere, ti aspettiamo, Visto che rende il nostro gradito ospite. Io volevo ricordare a tutti quelli che ci seguono che se vogliono contattarti lo possono fare collegandosi al sito internet www.gentedellanotte.eu. Mirko, anche per te un invito a concludere questa tua intervista telefonica con il tuo motto oppure con il tuo pensiero di vita, la tua filosofia di vita. Ecco. Io dico sempre, per essere felice pensami la storia di una persona semplicemente stravagante, trasformate la vostra energia in carburante quando la nave non si muove perché non c'è vento, quindi essere sempre felici e inviare a tutti un grande sorriso, e io a voi ne invio mille. E sono davvero tanti i personaggi che popolano il mondo della notte. Noi di The Crew mettiamo in contatto tra di loro tutti questi individui. Noi mettiamo in contatto la gente della notte di tutta Italia.